Siamo con Salvatore Tirrito della Sicula Ciclat, società cooperativa che è di fatto sostanzialmente un impianto per la separazione dei rifiuti operativo a San Cataldo. Allora, sveliamolo questo arcano, perché molta gente in Sicilia, adesso che si è cominciata finalmente a fare la raccolta differenziata, si pone la domanda: dove vanno a finire i nostri rifiuti differenziati? Diciamo quelli della provincia di Caltanissetta, la gran parte vengono a finire qua, almeno della provincia di Caltanissetta al lato nord. Serviamo pure il bacino delle Alte Madonie, quindi tutti i paesi, Polizzi, Gangi, Petralia, le Petralie, anzi. Qual è il lavoro che viene fatto in questo impianto rispetto ai rifiuti che arrivano? Allora, fondamentalmente riceviamo quasi tutte le tipologie di rifiuti differenziati. È da un anno che aspettiamo pure, tra l'altro, diciamo, un'autorizzazione per quanto riguarda il deposito e lo stoccaggio dell'umido, sia quindi rifiuti dai mercati, sia umido, diciamo, da utenze domestiche. Solo che purtroppo da questo punto di vista, insomma, la regione disattende un po' quelli che sono i tempi con cui dovrebbero aiutare gli impianti almeno esistenti a poter offrire una maggiore gamma di servizi e anche potenziare, diciamo, quelli che offre. No? Nello specifico abbiamo appunto l'onere di dover separare e di fare la selezione su rifiuti che in teoria dovrebbero già arrivare selezionati, che sono la carta, appunto il cartone, gli imballaggi di carta e cartone, gli imballaggi di plastica, gli imballaggi di vetro. Però di fatto, sia perché i comuni, insomma, utilizzano ancora sistemi arcaici di raccolta differenziata, sia perché gli utenti a volte sono poco attenti, e mi riferisco ai cittadini, noi ci ritroviamo di tutto all'interno del nostro Perché è impianto. importante fare allora una raccolta differenziata di qualità? Ma perché fondamentalmente poi alla fine quello che viene fuori, nel caso soprattutto della carta e del cartone, è una materia prima seconda che noi facciamo uscire da qua. È È anche una questione di costi, di maggiori costi. anche una questione di maggiori costi, perché la selezione che noi andiamo a effettuare sul nostro banco di selezione potrebbe francamente essere diciamo un costo minore da sostenere dal nostro punto di vista, e quindi evitare di ribaltarlo a chi è che ci commissiona, diciamo, il lavoro, che possono essere i comuni, che possono essere i consorzi. Comunque è un Ma che poi risparmio. alla fine sono sempre i cittadini a Alla doverle fine chi paga pagare. purtroppo sono sempre i cittadini, perché di fatto chiunque dice che ribalta è un po' come l'IVA, alla fine qualcuno la deve pagare, di solito la paga l'utente finale, ecco. Quindi tutto ciò si ripercuote appunto su quello che è, diciamo, tutto l'ambito della raccolta differenziata. Quindi se, come giustamente poco fa diceva l'insegnante, noi puntiamo dagli albori che si sono cominciate a fare le giornate di riciclo aperto con Comieco, puntiamo tantissimo sui bambini, perché sono loro i veri insegnanti, perché poi tornando in famiglia ho visto che catechizzano proprio i genitori a fare la raccolta differenziata in maniera corretta, perché con i loro occhi vengono a vedere qua quello che di brutto avviene, che di brutto fanno a casa, ovvero di mettere il differenziato assieme al differenziato e poi insomma creare i problemi che creano.